Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Il tempismo degli eventi è sempre impeccabile perché ovviamente c'era un silenzio di tomba fino adesso e chiaramente nel momento esatto in cui ho iniziato a registrare mio suocero ha cominciato a lavorare fuori, quindi insomma se sentite qualche piccolo rumore di sottofondo non ci facciamo caso perché altrimenti potrei stare qui tutto il giorno a cercare di registrare. Allora, oggi parliamo di letture, o meglio, delle ultime letture che ho fatto. Come sapete, quest'anno non ho fatto i wrap-up mensili, quindi non mi sono messa a registrare un video ogni mese, semplicemente perché ho proprio seguito il flusso, quindi quando avevo voglia di leggere ho letto, quando non avevo voglia no, quindi ci sono dei mesi dove ho letto di più, dei mesi dove ho letto meno, e ho deciso di fare dei video, diciamo, riassuntivi delle mie letture ogni tanto, quando si accumulano un po' di libri dei quali non vi ho parlato e che posso quindi discutere in un video unico. L'ultimo video delle letture ormai risale a diverso tempo fa, quindi ho fatto un po' un recap, ho guardato tutto quello che ho letto negli ultimi mesi e adesso sono qui per parlarvene. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Bene, cominciamo. Premessa, molti di questi titoli li ho già mostrati in altri video, per altre occasioni, per altre tematiche, eccetera. Quindi ogni volta che parlerò di un libro del quale ho già parlato in un altro video, vi linkerò qui sotto il video, chiaramente, così potrete andare a rivederlo e magari spenderò due parole in meno se sul mio canale c'è già una recensione più completa, ecco, del libro, per non fare un video troppo lungo o ripetitivo. Il primo libro che ho finito di leggere dopo aver pubblicato l'ultimo video delle letture è Liberi come la neve di Rita Nardi. Lo conoscete perché ne ho parlato in un vlog, quindi vi linko il vlog. Ho fatto proprio un vlog di lettura dove principalmente ho letto questo e vi ho lasciato anche la mia opinione. Il libro non mi è piaciuto, inutile ripetermi, mi sono piaciute poche cose, l'ambientazione e la scrittura, non mi sono piaciuti i personaggi, non mi sono piaciute le vicende, non mi sono piaciuti i messaggi che si sono trasmessi, ecco, attraverso questa storia, non mi è piaciuta la storia d'amore che ho trovato diseducativa, e sinceramente l'ho trovato anche poco coinvolgente, nel senso che per fortuna era scritto molto bene, quindi diciamo una lettura semplice, scorrevole, ma non mi sembrava che succedesse in realtà niente all'interno di questo libro che mi facesse venire voglia di girare pagina e di vedere come le vicende sarebbero poi, si sarebbero sviluppate. Quindi per me è stato completamente bocciato, purtroppo, perché so che è, insomma, un libro di una TikToker, a quanto ho capito, ma io non la conosco, e quindi niente, questo credo che al primo mercatino dell'usato lo rivenderò. Altro libro che ho letto è Cos'è la felicità di Daisaku Ikeda. Questo libro mi è stato prestato, per questo non ce l'ho qui con me, e anche di questo ho già parlato in qualche video, anche se adesso non mi ricordo nello specifico quale. Comunque, come ho detto, vi linko tutto qui sotto. In ogni caso, il libro, chiaramente essendo stato scritto da quello che è il presidente dell'associazione buddista, credo si possa chiamare associazione, non vorrei sbagliare i termini, comunque mondiale, Daisaku Ikeda, questo libro chiaramente parla di come il buddismo insegna a ricercare la felicità per ognuno di noi. Il libro mi è piaciuto, poi il fatto che mi fosse stato prestato era già pieno di sottolineature, appunti, quindi è stato molto bello per me anche poter vedere che cosa aveva colpito la persona che me l'ha prestato. E intanto c'è anche un cane che abbaia, non ci facciamo mancare niente. In ogni caso, però ecco, diciamo, io ve lo consiglio se vi interessa l'argomento, nel senso che chiaramente si parla di buddismo, si parla della filosofia buddista o della religione buddista in base poi a come uno decide di approcciarsi a questo mondo e appunto del fatto che tutti noi abbiamo in realtà diritto di essere felici e anzi essere felici dovrebbe essere proprio lo scopo della nostra vita, ma soprattutto ci insegna che la felicità
non è irraggiungibile, non è un'utopia, è raggiungibile per tutti e dobbiamo soltanto scoprire come. Quindi il libro è molto piccolino, sottile, una lettura piacevole che io vi consiglio. Poi ho letto due romanzi di autori americani contemporanei per il Club del Libro, quindi di questi vi ho parlato quando ho fatto un video relativo all'ultima riunione del Club del Libro e anche questo lo trovate qui sotto, quindi adesso vi dirò davvero soltanto due parole su questi. Il primo è stato una cosa bellissima che non farò mai più, una cosa del genere, una cosa divertente che non farò mai più, non ricordo il titolo esatto tanto vi lascio la copertina, che mi è piaciuto molto, di David Foster Wallace, che ha raccontato la sua esperienza su una nave da crociera. L'ho trovato esilarante, l'ho trovato arguto, interessante, divertente, ma allo stesso tempo mi ha fatto riflettere, quindi come noi occidentali, perché è vero che parla degli americani, ma secondo me su una crociera siamo tutto l'Occidente è un po' lo stesso, quindi come diciamo gli occidentali devono essere intrattenuti durante una vacanza di lusso come può essere una crociera e quali sono i modi per intrattenere questi occidentali facendogli credere che si stanno completamente rilassando, quando in realtà forse non si stanno veramente rilassando, perché ogni minuto della loro giornata c'è qualcosa da fare, spendono tanto, molto più di quello che si aspetterebbero e molto più di quello che hanno già in realtà pagato per il biglietto, per fare cose diciamo che magari li fanno apparire a tratti anche ridicoli agli occhi degli indigeni o comunque delle persone che vivono nei vari luoghi dove la nave poi si ferma per poterli visitare. Quindi insomma l'ho trovata una lettura, come detto, secondo me arguta, quindi molto bella, io ve lo consiglio. Il secondo libro di un autore americano che ho letto è stato Trilogia di New York di Paul Auster. Anche di questo ho parlato in maniera approfondita, quindi in due parole si parla praticamente di... è un libro che racchiude tre brevi romanzi, tre storie, trilogia per l'appunto, che non sono collegate tra loro ma hanno degli elementi in comune. Primo fra tutti il fatto che in ogni storia c'è uno spionaggio, quindi c'è un detective o qualcuno che assume le sembianze del detective che deve spiare, tenere sott'occhio, sotto controllo qualcun altro. Il fatto è che in tutte e tre le storie questi detective diventano poi ossessionati dall'oggetto del loro lavoro e questa ossessione, devo dire, si sente, si percepisce veramente molto bene anche nel lettore. Le storie sono carine ma sono veramente molto strane, nel senso che pur essendo ambientate a New York e quindi in una città che nel nostro mondo effettivamente esiste, poi però in realtà i personaggi fanno delle cose davvero strane, cose che li fanno apparire come personaggi di un mondo inventato, fantastico, che esiste nella testa dell'autore ma che appunto non è quello reale. Quindi per me a tratti sono risultati un po' incomprensibili, un po' troppo strampalati per i miei canoni, per i miei gusti. Come ho detto anche nell'altro video, non so se questo dipende dal fatto che io magari non ho delle conoscenze abbastanza approfondite su Paul Auster, sulla sua scrittura, sulla società americana, eccetera, per poterlo capire in pieno, o se è proprio una questione di gusti e quindi a me non piace molto. In ogni caso, io vi consiglierei di tentare, perché io i libri, sia questo che il precedente, li ho presi in biblioteca, quindi li potete trovare e magari potete valutare. In ogni caso di Paul Auster ho sentito parlare molto bene anche di altri libri, quindi potrebbe essere che la trilogia di New York è un po' particolare, ma ecco, non per questo tutti i libri di Paul Auster sono così, quindi insomma valutate voi, questa è stata la mia opinione. Poi ho letto un libro che mi è stato regalato per il compleanno e ancora non l'avevo letto, Tenere la casa in ordine anche quando la tua vita è in disordine. Come dice il sottotitolo, un approccio delicato e organizzato che rispetta il tuo equilibrio interiore. Allora, Casey Davis praticamente ha scritto un libro in cui, cioè, dimentichiamoci Marie Kondo, ok? Non è un libro su come mettere a posto la casa, ma in realtà è un libro che parla più che altro del fatto che molto spesso le donne soprattutto sentono fortemente la pressione delle pulizie. Quindi il fatto che se la casa non è in ordine,
allora io non valgo niente. Se la casa non è in ordine, è colpa mia. Se la casa non è in ordine, c'è qualcosa di sbagliato in me, perché io devo trovare il tempo per tenerla pulita. Questo, sono sincera, la cosa, l'argomento mi è piaciuto molto, perché effettivamente mi capita, e penso che capiti anche a molti di voi. Quando si arriva a un punto in cui veramente dovremmo pulire i pavimenti, c'è disordine, le cose si sono accumulate un po' in giro, eccetera, io mi sento in colpa e penso, magari anche in maniera inconscia, però dentro di me c'è questa frase che mi dice: non sono, non sono all'altezza, non sono brava, non sono una brava moglie, non sono una brava mamma, perché io devo trovare il tempo. E questo libro toglie tutti i sensi di colpa. Io non so, i sensi di colpa secondo me li abbiamo veramente, dal momento in cui diventiamo adulti li abbiamo di continuo, quasi. Ma quando si diventa mamme, o comunque ci si sposa, si comincia a vivere con un'altra persona, eccetera, si sentono veramente molto di più. Io da quando sono mamma veramente vivo con i sensi di colpa per qualsiasi cosa, quindi sto cercando chiaramente di affrontare questa cosa e di liberarmene. Ecco, questo libro ci fa capire che ogni tanto va bene anche avere la casa in disordine, cioè ogni tanto va bene anche accumulare un po' di panni da stirare, ogni tanto va bene anche, lasciare i piatti nel lavandino e pulirli il giorno dopo. Oltre a questo dice anche che dovremmo cercare in realtà di rendere la nostra casa a misura d'uomo e non il contrario, nel senso che ci suggerisce alcuni trucchetti che possono essere utili per agevolare le pulizie, per renderle più rapide, per renderle meno faticose, e secondo me sono tutti trucchetti veramente molto utili. Parla anche di persone che stanno attraversando dei periodi complicati, difficili, che io magari non ho, per fortuna non ho dovuto affrontare, quindi chi ha ad esempio una depressione postpartum o chi sta affrontando veramente dei periodi di forte stress, magari per l'arrivo, per l'appunto, di un figlio, di due figli, aiuta, diciamo, a capire che in fondo, infine, non sei una persona peggiore se non hai la casa sempre perfettamente in ordine. Quindi io, insomma, l'ho trovato interessante. Secondo me è una lettura che molti di voi, vedendo anche i messaggi che ci scambiamo su Instagram, eccetera, molti di voi apprezzerebbero. Quindi non è ecco, un manuale di pulizia della casa, ma è qualcosa di più. Ecco, è quasi un libro di crescita personale per capire come vivere la situazione casa e pulizie in maniera più sana. Altro libro letto è L'analfabeta che sapeva contare, di Jonas Jonasson, che non ho qui con me perché l'ho dato alla mia mamma, perché adesso lo sta leggendo lei. Allora, io già conoscevo l'autore, per me è molto bravo, nel senso che scrive dei libri sempre con delle storie molto particolari, che fanno sorridere, dalle trame, secondo me, geniali, non geniali, però originali, veramente molto originali. E anche questo non fa eccezione. Infatti in questo libro si parla di Nombeko, che è una ragazzina nata in Africa, che praticamente è nata in una situazione di grande disagio, di grande povertà, quindi non ha il padre, la madre è alcolizzata, se non erro tossicodipendente, insomma muore quando lei è ancora una bambina, ma ha una fortuna, cioè quella di essere veramente molto molto intelligente. Quindi lei comincia con i numeri, quindi ecco perché l'analfabeta che sapeva contare, anche se in realtà poi successivamente imparerà anche a leggere. E si vede, ecco, diciamo, lei scopre di saperci fare con i numeri veramente molto, e nel momento in cui impara a leggere, insomma, si percepisce che è una persona dal quoziente intellettivo veramente molto alto, praticamente un genio. E questo la porta, diciamo, a riuscire ad uscire da questa situazione in cui era nata, che sembrava, insomma, insormontabile. Quindi lei lavorava praticamente nelle latrine insieme a tante altre persone, e la vita vuole che piano piano arrivi a lavorare per un uomo, un ingegnere, che sta costruendo delle bombe atomiche in Sudafrica. Fatto sta che questo ingegnere in realtà risulta essere una persona piuttosto stupida e anche lui un alcolizzato, e quindi praticamente molto spesso chiede consiglio, aiuto proprio a Nombeko, che invece continua a studiare
insomma, tutto quello che c'è da sapere sulle bombe atomiche. Cioè, sorrido perché è una storia che sembra assurda, ma per me è geniale, molto molto carina. E appunto lei si trova quindi coinvolta in questo progetto di costruzione delle bombe atomiche. Le bombe atomiche dovevano essere 6, per un errore di distrazione sono 7, c'è una bomba atomica in più. E mentre tutte le altre 6 vengono smantellate, la settima è rimasta lì perché nessuno lo sa. E sempre una serie di strani eventi porteranno questa bomba atomica ad arrivare in Svezia, dove Nombeko ha deciso di trasferirsi dopo la morte dell'ingegnere e che si ritrova, insomma, ad avere una bomba atomica tra le mani senza sapere che farne. Allora, vi giuro che detta così sembra una cosa assurda, ma non voglio entrare nei particolari perché secondo me è una storia da scoprire. Perché ne succedono davvero di tutti i colori, ma non sono cose assurde messe una qua una là. Cioè, l'autore riesce a collegare benissimo tutti gli eventi che si susseguono nella vita di Nombeko e che però messi insieme rendono la sua vita davvero incredibile. Lei continua ad essere chiaramente il personaggio più intelligente, quindi l'unica che riesce a fare le cose giuste, peccato che non opera mai da sola. Infatti conosce in Svezia una coppia di fratelli, due gemelli, anche loro con una vita veramente molto particolare, molto strana, figli di un uomo che ha vissuto metà della sua vita osannando il re di Svezia e l'altra metà inneggiando alla Repubblica, e quindi insomma le loro si intrecceranno e dovranno cercare di capire che cosa fare con questa bomba atomica. Allora, il libro è uno di quei libri che si divora, nel senso che è bello alto, ma è una scrittura talmente piacevole e mentre leggiamo sorridiamo, ridiamo, perché è proprio divertente, è farcita di battute anche piuttosto argute, e ci sono poi dei passaggi, cioè dei personaggi che l'autore ha inventato che davvero sono delle chicche. Insomma, se volete una lettura leggera che vi faccia star bene, che però vi tenga anche incollati alle pagine, perché è una bella avventura effettivamente quella che vivono i protagonisti, io ve lo consiglio caldamente. Ripeto, non è facile per me parlarne solo perché sono talmente tante le cose che accadono che credo che il modo migliore per capirle sia quello di leggerle e godersele pagina dopo pagina. Bene, siamo arrivati all'ultimo libro che ho finito di leggere proprio qualche giorno fa, Il Buddha nello specchio. Questo l'avete già visto nel vlog, nell'ultimo vlog che ho pubblicato la scorsa settimana. Quindi l'ho iniziato in vacanza quando ero con le mie sorelle e la mia bimba e l'ho terminato qualche giorno fa. Il libro è piccolino. Allora, qui come vi ho detto, il buddismo è una materia che mi sta affascinando molto, per questo ci sono diversi titoli che parlano di questo tra le mie letture. Mi è piaciuto davvero tanto anche questo, e tanto che, visto che l'ho iniziato in una situazione in cui ero al mare e non mi andava di portarmi la penna dietro, il lapis eccetera, credo che lo rileggerò in un futuro non troppo lontano, per poter sottolineare tutto quello che mi è piaciuto di più. Diciamo che qui tendenzialmente si parla delle basi della filosofia barra religione buddista, spiegate in maniera eccelsa, con tanti esempi, tante anche testimonianze di persone che hanno messo in pratica quelli che sono i dettami poi di questa legge. Si parla della pratica buddista, quindi di come il buddismo vede la vita, di come ci sprona a viverla, in una maniera che io condivido completamente, cioè è come leggere un libro di crescita personale, cioè il buddismo è crescita personale, quindi è per questo che mi ci ritrovo molto, perché ci sono tanti incoraggiamenti, tante visioni positive di quello che ci accade, del potere che abbiamo noi, della forza che abbiamo per affrontare le difficoltà, quindi lo trovo veramente molto motivante. E quindi si parla sì di come affrontare la vita, ma anche di come è vista la pratica buddista, quindi quello che effettivamente i credenti poi fanno per accrescere il loro stato vitale e quindi poter far emergere la buddhità che è presente in ognuno di noi. Io ve lo consiglio se chiaramente vi piace l'argomento, mi è stato caldamente consigliato, e devo dire che è un libro
che non mi pento di aver letto, anzi sono veramente molto molto contenta. È uno di quei libri che vi fa stare bene, cioè indipendentemente da quale sia la vostra religione, è uno di quei libri che durante la lettura vi sentite proprio potenti, in grado di poter fare tutto. E quindi quando un libro fa questo, va bene, vuol dire che ha raggiunto l'obiettivo, quindi approvato. Bene ragazzi, il video finisce qui, io credevo di farlo un po' più corto, ma in realtà avevo diversi libri di cui parlare, spero che vi sia piaciuto, quindi per quanto riguarda gli aggiornamenti di letture probabilmente ci rivedremo tra qualche mese quando avrò accumulato altre letture di cui parlarvi, ma in ogni caso ogni venerdì, vi ricordo, esce un video su questo canale che potete venire a vedere e poi commentare per poter parlare insieme dei libri che ho letto o dei viaggi che ho fatto, delle cose che ho vissuto. Quindi anche questa volta scrivetemi se qualche titolo vi interessa, se ne avete letti alcuni, cosa ne pensate, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!